Ciao ragazzi, solito Sampo 83 che qua su Farming Simulator 17. Allora, oggi vorrei prendere, visto che abbiamo ancora tanti big money, è uscita una nuova mod che mi piace un sacco. Di cosa si tratta? Allora, aspetta che salviamo prima. Salviamo e salviamo. Salviamo. Allora, di che si tratta? Prima mettiamo al lavoro gli operai. Anche tu, per favore. Allora, tu vieni qua. E ci facciamo ancora un po' di dinero. Visto che il cippato, vabbè, non c'è grande richiesta, ma insomma, va benissimo così. Vai, vai, bello. Ah, facciamo visita al negozio. Negozio, 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 negozio. Dove? Eccolo là, in alto a destra. Visita. Allora, che vuole prendere? Guardate che cosa è uscita. Non l'ho ancora provata, eh. In ante l'ho solo scaricata, quindi beh, è una mod, quindi alla fine sicuro. Vamos alla fine, va. No, ehi, ormai non c'è. Ah, eccolo qua. Uè, ragazzi, guardate il Fiat Agri 160 55 Turbo. E guardate che bello che è. Allora, ha 160 cavalli. Caspita, è cingolato, ovviamente. Non l'ho mai visto dal vivo. Quindi non chiedetemi se è fatto bene qua e là, boh, lo compriamo, non l'ho mai visto. 31.000 solo, 2.480 a noleggio, fa solo 15 km/h, ma va bene per un cingolato, va bene. Io lo prenderei con la cabina, sì. Aspetta, 5.000 euro per una cabina, va bene, dai, ce li abbiamo. Ma che ce frega, acquistata. Andiamo in negozios. Dov'è? Ah, eccolo qua, guardiamolo bene da fuori il Fiat. Beh? Ah, davanti c'è scritto Fiat Agri. Ho detto Fiat, forse perché il motore è marchiato, va bene, boh. Il peso davanti non si può mettere, ma ce l'ha già, mi pare. Questo qua dovrebbe essere un peso. I cingoli, questo. Sì, beh, fatto bene anche sopra che è fatto. Mi piace. Dietro c'ha. Boh, queste robe qua non so cosa sono. I fari, le frecce. Speriamo funzioni tutto. La presa di forza. Questo è, vabbè, boh, altre robe, pistoni. Questo è il vano motore. Eccolo qua. Vediamolo prima di accenderlo da dentro. Bene. Ah, qua si tira e si. Ah, ok. Per girare. Bene, accendiamolo, dai. R. Che cavolo fa R? Aspetta. Non fa niente. Ah, forse davanti. Ok, mettiamo in moto. Si è accesa una spia. Ah, proprio si accende anche da qua. Fatto bene, eh. Il rumore mi piace un sacco. Però quel. Io sto premendo la levetta, non mi dice niente. Ah, ma forse davanti? Non mi fa nessun R destra, R sinistra. Boh. Non lo so. Non si muove niente. Accendiamo le luci, allora prima posizione delle luci. No, si accende anche. No, guardate la cabina. Che cavolo è questa? Ah, mi posso muovere la visuale? Ecco, la visuale da dentro. Ah, in modo tale che io posso sporgermi. Guardate come è fatto bene. Cioè io praticamente posso sporgermi. Allora è fatta benissimo questo, eh. Cioè, se tipo devo guidare, devo andare a filo di una roba qua e là, posso sporgermi. E totale,
Ah, ok, io praticamente mi metto in centro. Ah, ho capito. Guardate le luci. Una posizione, due posizioni, tre posizioni e spente. 1, 2, 3. Fatto benissimo. Va bene, iniziamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qua. 1, 2, 3. Ecco. Così, lampeggiata non ce l'ha. Il rumore mi piace un sacco. Frecce sì, vanno. Ok. Ah, cigola proprio, bellissimo. Cigola, cigola. Ma va che è fatto bene, eh. Va che è fatto proprio bene. Ok, che me ne faccio di questo? Beh, ve lo dico subito. Io vorrei, dato che ha 160 cavalli, guardate l'icona in basso a destra. È proprio l'icona del cingolato, non è tipo messo il trattore classico. Senza cabina, va bene, però è proprio fatto bene. Allora, che ci vorrei fare con questo? Ma io spengo i fari io. Tanto siamo in campagna. Cavolo, però si è già sporcato, eh. Si è inzozzato subito, eh. Ma, a parte che non mi ricordo com'era all'inizio, che ci voglio fare con questo? Ve lo dico subito. Vorrei praticamente usarlo come spingi insilato lì, spingi pula, perché ha 160 cavalli, quindi con la livellatrice questo qua proviamo intanto a tenerlo lì. Penso che è il suo più buon utilizzo. Accendiamo le luci dietro, dai. Accendiamole tutte, dai, anche davanti, anche quelli là, i fari. Così, questo qua di notte, capito, lavora bene, no? Dovrei andare di qua, mi pare, eh. Biogas, sì, ma ci arriviamo qua fra un'eternità. Vabbè, io vado piano piano, ci vediamo direttamente lì, andiamo a vedere un po' di livellamento, come funziona. Ok ragazzuoli, solo per venire qui praticamente al campo 20, guardate come si è già insudiciato, cioè veramente questo qua si sporca che è una bellezza, però si gira molto bene. Ok, colleghiamo l'attrezzo, no, l'attrezzo, colleghiamo il cassone, andiamo a scaricarlo, però peccato per la velocità, ma io lo devo tenere qua, quindi il clacson è quello solito, mannaggia. Potrebbero fare dei clacson un po' più. Ok, dai, forza, forza che hai 160 cavals di potenza. Fagli vedere lo stayer, che tu non hai problemi di niente. Allora, vediamo un po' di fare così. Allora, mannaggia. Assolutamente. Una manovra fatta bene. È che quei cingoli non si capisce bene le ruote come stanno. E quindi no, anche che non vedo niente. Così è meglio di niente, dai. Man in promozione. Oh! Qua si è. Ah, perché devo schiacciare là, che furbo che sono. Ma sembra che va su bene, eh. Non ha riscontrato difficoltà fino adesso. Facciamolo scaricare. 270.000 giusti giusti. Vai, bello. Vai avanti e vai indietro, senza paura. Mo si è incastrato come sempre. Si è buggato il coso, il carrello. Ma piano piano lo sbloccheremo. Allora, dai.
l'abbiamo sbuggato. È perché non vedo bene dove scarica, quindi vediamo, mannaggia, la visuale un po' non mi aiuta. Vediamo un po' in prima buggato. Boh, dai, andiamo avanti così noi. Perfetto, andiamo a riportarglielo, così non abbiamo problemi. Facciamo la salita. Dai, spostiamoci da qua. Fammi vedere la salita. No, dai, centrale, centrale. Uè. Caspiterina, non è che tanta potenza, ma alla fine sapevo io come le cose italiane, beh. Tanto fieri qua e là, però tanta sulla carta, ma in sostanza vedete, vediamo se la salitina se ce la fa fare. No, dai, piano, no, 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 piano piano ce la fa, dai. Lui diciamo che ce la fa, ce la fa, dai. Ce la fa, ragazzi. Quindi, diciamo, dopo completato questo qua, gli farò fare un po' di come si dice? Compattamento? No, livellamento. Spegniamo il motore, accendiamo di nuovo questa. E adesso attaccati e tu continua a finire il campo. Bene ragazzuoli, quindi che posso dirvi? Con questo nuovo Fiat Agri tutto bello zozzato, io vi saluto, vi ringrazio come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace, eccetera, eccetera. Ciao ragazzuoli, da Sam.3, bye bye bye.